Ciao a tutti ragazzi, sono Capino90, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Torniamo con la nostra carriera manager EDS in compagnia dell'amico Standard Jack. Ciao Iab, ritrovato. Bella ragazzi. Siamo pronti subito a scendere in campo contro il Brescia nella 13ª giornata di campionato al Rigamonti contro le Rondinelle. Parecchi cambi per via delle nazionali. Purtroppo non siamo messi benissimo, ecco. Si può fare meglio, però proviamoci con i panchinari quest'oggi a disposizione. Quattro cambi su quattro, se non ricordo male, ya. Sì, esatto. Con in porta il nostro The King che non debutta da un po'. Buongiorno, che figlio. Andersen, andiamo subito in telecronaca. Novakovic in profondità per Yeboah, attacco diverso dal solito e si vede con Porca miseria. Novakovic che la spara fuori. Incredibile. La sua conclusione da dimenticare. L'assenza di Jasi peserà parecchio. Nel nostro reparto offensivo ho visto che l'ex Spezia veniva da un ottimo momento realizzativo e di forma. Novakovic tocca per Yeboah, pallone ancora per quest'ultimo, viene chiusa però la nostra azione offensiva. Il Brescia con Galazzi, Ben Ali nel cuore del centrocampo per Meyer, poi Aie, occhio al velocista del Brescia, punta la nostra difesa Aie. Pallone a rimorchio, chiude Andersen, colpo di testa che va a servire Busio. No, pallaccia di Busio, potevamo ripartire in contropiede con Yeboah. Siamo sguarniti in difesa e il Brescia ci punisce con Mai. 1-0 per le rondinelle al 21esimo minuto. Cambia il parziale a Rigamonti. Peccato l'errore di Busio che non è riuscito a servire Yeboah in profondità perché da lì poi ha scaturito il vantaggio del Brescia. Ullman. Quanto si fa sentire le assenze pesanti? Eh sì, tantissimo. Quattro calciatori fondamentali, poi tutti i titolari. Qua atterrato da dietro, Quinsanz. Vediamo se l'arbitro ci viene incontro con una bella espulsione. Fallo da dietro, ma non era ultimo uomo. Solo ammunizione per Ben Ali, punizione per il Venezia con Quinsanza, la battuta tocca corto per Busio. Mangraviti va a recuperare una palla importante, riparte Niemel, palla per Mai. Aie, ancora Mai, pallone imbucata per Mangraviti, carica la conclusione. The King si oppone così. In calcio d'angolo, primo tiro da bandiera per le rondinelle con Galazzi, pallone a rimorchio, chiude la nostra difesa Yeboah. Non sbagliare, l'ha sbagliata, però gran recupero in un primo momento. Mangraviti però la tiene lì, Mai prova addirittura a mettere questa conclusione di precisione. King non si fa sorprendere. Proviamo adesso a trasformare l'azione difensiva in offensiva con Ullman. Che passaggio in direzione di Yeboah. Un'altra azione sfumata da parte del Venezia con il Brescia che prova ad avanzare, chiude però il nostro difensore centrale, pallone per Yeboah che è da Ma solo, che cacchio. nessuno a rimorchio, poi Ullman, andiamo a recuperare Yeboah. Novakovic prova a partire, carica la conclusione, centrale Lezzerini si oppone. Angolo per noi, il primo di questo primo tempo, 40 minuti sul cronometro. Angolo per i Lagunari, la palla ad uscire. Poi Busio dal limite, accerchiato da maglie blu, Quinsanz. Tocca per Yeboah, chiude Cistana, il Brescia riparte con Niemeyer. Niemeyer, forse riuscirò a dirlo. Aie. Prova a partire adesso il Brescia, se la porta verso la bandierina, gli è un minuto di recupero in questo primo tempo. Parziale sempre di 1-0 per le rondinelle, chiude il nostro numero 7 Zampano, l'arbitro fischia in questo momento.
La fine del primo tempo 1-0 Brescia. Secondo tempo che parte adesso con il Brescia in possesso di palla. Galazzi, andiamo subito a cambiare in questa ripresa con gli innesti di Aps e Cheryshev, fuori Ullman e Novakovic che fin qui ha deluso. Aps si fa vedere Buso in profondità, palla servita, poi Yeboah prova a scattare, Yeboah, ma che intervento del difensore della Brescia che rischia anche di infortunarci il nostro attaccante. Speriamo non sia niente di grave, entrata brutta ma sul pallone. Galazzi va a sporcare questa palla, occhio ancora al Brescia, yeah, sinistro, King si oppone in corner. Problemi per Yeboah, speriamo si riprenda il prima possibile. Angolo per le rondinelle, palla nel mucchio. Proviamo ad uscire, il Brescia raddoppia con il numero 28 Benali. Al decimo della ripresa colpisce ancora il Brescia per il 2-0. Dobbiamo dare una scossa se vogliamo ritornare in partita. Aps, Busio centralmente, poi Andersen va a toccare a sinistra per Aps, mette il pallone nel mucchio, Cheryshev non ci arriva, Benali allontana la sfera, colpo di testa, bello, Cheryshev la protegge, poi aspetta Johnsen, palla in mezzo per Yeboah che si è ripreso, ha rimessa laterale per noi comunque perché il Brescia allontana questo pericolo, cambi in casa rondinelle, dentro Viviani, fuori Niemeyer, Busio, poi Quinzanz, pallone per Andersen, Yeboah è da solo, prova la conclusione murata, poi ma Aps, la palla che rimane lì. Il Brescia in qualche modo si salva e prova a ripartire con Aie, pallone toccato però da Winzeschi che la va a recuperare. Galazzi allarga per Aie, occhio, entra nel cuore dell'area rigore e fa 3-0 per il Brescia al 70esimo, quasi 68 sul cronometro. Brescia fa tris con Aie, libero di colpire a rete, battere King sul palo più lontano. Andersen, Aps, fa vedere Yeboah, pallone a rimorchio, giocato male però da Yeboah, il Brescia recupera palla con Mai. Galazzi con calma le rondinelle in vantaggio di 3-0. Yallo di tacco a rimorchio per Bisoli, poi di prima intenzione si chiude il triangolo tra i due, palla dentro, allontana la difesa del Venezia, un batti e ribatti. Ottimo numero di Busio che tocca per Aps, prova ad avanzare il nostro esterno. Aps la mette dentro per Yeboah, allontana Adorini, poi Benali di testa, tocca per Bisoli, palla centrale per Galazzi, poi Mai, si stende ancora per via centrale il Brescia, Viviani, Mai tra le linee, poi Aie ci prova la squadra biancazzurra, conclusione da dimenticare però per Aie. Andiamo a fare un cambio veloce dentro Fiordilino, fuori Johnsen. 8 più recuperi per più recupero al 90esimo. Fiordilino, pallone giocato male però in verticale, chiude il Brescia. Moreo, nostra squadra abbastanza in blackout è andata negli ultimi minuti. Fuori anche Busio, dentro Pierini, minutaggio anche per l'esterno del Venezia. Zampano, Andersen, pallone sporcato dal centrocampo del Brescia, Moreo, c'è Mai davanti a sé, prova la conclusione, King, angolo ancora per le rondinelle,
che continuano a spingere. Siamo ormai al recupero. Aps fa correre Yeboah. Pallone per Pierini, da poco entrato in campo. Parte Pierini. Pallone morbido, chiude Adorni. Finisce qua brutto Venezia, soprattutto nella ripresa. Non siamo riusciti a fare il nostro gioco. Il Brescia 1-2 micidiale, 3-0 che ci ha tagliato completamente le gambe e la squadra non ha più reagito. Proprio esatto, bruttissima partita. L'assenza dei big si sente, non sono scesi per niente in campo. Speriamo di riprenderci per la prossima di campionato. Ultima partita dell'episodio, la 14ª giornata di campionato, ci vede impegnati in casa al Penso contro la Regina. Partita importante, sarà importante, scusate il gioco di parole, tornare al successo con i nazionali che rientrano dopo la sosta, tra virgolette, del club della partita precedente. Esatto, dopo lo stop con il Brescia, partita importantissima per riprendere la corsa verso i playoff. Con una regina tosta comunque, una regina che ha un organico importante, subito occhio a Menez. Dovremmo essere bravi a fare nostra questa partita. Andiamo subito in telecronaca. Zampano, palla al piede per Zampano, si fa vedere Quintanzi addirittura, che si è smarcato dalla sua zona di campo. Dichiara però, va a recuperare una palla importante, tocca per Hernani. Menes, poi Rivas, a rimorchio Kvisetegh, ancora Menes, Obi, Menes, poi Ricci, tutto di prima per la squadra calabrese. Kvisetegh al limite, deve tornare indietro per appoggiarsi da Hernani, ancora Kvisetegh, Hernani destro di potenza, Joronen, si oppone calcio d'angolo, subito pericolosa la regina, 16esimo, con la conclusione di Hernani, l'ex Parma ci ha provato a sparare la bomba dal limite. Kvisetegh, Gaiolo, ancora regina in possesso di palla. Pallone per Menes. Aps, l'andiamo a recuperare, atterrato così, c'è calcio di punizione, giustamente per il fallo di Jeremy Menes. Ceccaroni, proviamo a respirare. La regina padrone del campo fin qua, 22esimo. Menes a rimorchio Pierozzi, ancora Menes allarga per Hernani, poi Kvisetegh, Menes, Obi sinistro, Joronen con le mani largamente per Bussi. Ma non ci credo, non ci credo, incredibile. Forse ce la faremo ad uscire dalla nostra area di rigore. Ceccaroni, qui Weschi va a allargare in direzione di Johnsen, chiuso però da Dichiara in anticipo sul nostro esterno d'attacco Obi. Ancora la regina che manovra questo pallone al limite, Obi entra in area di rigore. Vediamo se va alla conclusione centrale Joronen, si oppone così l'estremo difensore lagunare su Obi, angolo per la regina. Kvisetegh sul primo palo allontana Busio, Yeboah chiuso da Dichiara, rimessa centrale per il Venezia, battuta già da Zampano con le mani. Johnsen va a allargare il gioco in direzione di Ceccaroni, pallone per Aps. Fa vedere Yeboah che tocca per Jasi. Finalmente i due, occhio perché non è riuscito Yeboah a servire il suo compagno di reparto che era avanzato, sopraggiunto davanti a lui. Palla ancora nostra, però Busio ha provato a servire Aps. In un primo momento era partito, poi si è fermato il nostro esterno d'attacco Ricci. A rimorchio Menes.
Poi Obi, ancora Menez. Dialogano i due, bella chiusura di Aps, Busio, di prima per Jasi. Proviamo a ripartire con Johnsen sul settore destro del campo a grandi falcate. Johnsen che mette la palla dentro, ma ancora una volta Di Chiara fin qui ha coperto bene quella fascia. Finisce 0-0, brutta partita sia da una parte che dall'altra, due o tre occasioni per la regina, ma niente più, niente di meno. Possesso palla a favore della squadra calabrese, fin qua già stiamo facendo fatica ad impostare il nostro gioco. Esatto, siamo tornati un po' alle prime partite. Sembrano spenti i ragazzi, non riescono a trovare il loro gioco che l'ha caratterizzato in queste ultime 5-6 partite. Vedremo il secondo tempo se il mister cambia qualcosa oppure sprone i suoi. Speriamo in una reazione, come dicevi poc'anzi, per passare in vantaggio, o per lo più per trovare quella scintilla che ci faccia fare il nostro gioco comunque, perché fin qui la regina veramente con il suo possesso palla prolungato ci sta mettendo in difficoltà. Hernani, andiamo subito al commento della ripresa. Bravo Afif in chiusura sul giocatore regino, poi Quinsanz tocca per Johnsen che stava avanzando sulla destra, chiude però ancora una volta Di Chiara, spero che lo sostituiscano, e c'è il gol di Obi al settimo della ripresa, conclusione sul primo palo, si è fatto sorprendere il nostro portiere, ma non si può dire più di tanto visto che ci ha salvato tante di quelle partite. Fin qua e la regina passa 1-0. Un po'. Obi Menes, ancora la regina chiude Zampano. Yeboah ha provato a servire Jasi che si era buttato in profondità e la regina torna in possesso di palla con Krizetig. Gaiolo aspetta il movimento dei compagni, poi Menes allarga a destra per Ricci, poi Obi, Menes al limite tra in area di rigore, Menes destro, Joronen sul suo palo la mette in corner, regina in diavolata per cui Menes dalla bandierina nel cuore dell'area di rigore, Joronen paratona sul 23 della regina. Da rivedere la gran parata del nostro portiere con una mano addirittura. L'ha tolta proprio da un gol sicuro. E la regina torna ancora una volta a martellare, ma anche fortunata su certe situazioni come adesso. Palla rimbalza, tornano sui loro piedi. Poi qua Ricci ci prova con la conclusione da dentro l'area di rigore. Pallone uscito di tanto, largo fuori dalla nostra porta, qua iniziamo a esagerare però. Crisi del Zampano, Busio, Ma niente, non riusciamo, non ci viene niente testa partita. 73% di possesso di palla della regina, qualcosa di mostruoso. Jasi, proviamo adesso a spingerci in avanti. Viene interrotta però in un primo momento la nostra manovra. Jasi va a toccare per Johnsen. Bravo Quinsanz che se la va a recuperare. Prova a partire Quinsanz. A rimorchio per Joronen. Si fa vedere Yeboah, viene chiuso però dalla difesa della regina che fin qui non sta sbagliando assolutamente nulla. Ricci sulla destra, Ceccaroni lo chiude. Proviamo a spingere adesso al minuto 76 con Afif, è partito Aps. Stanco ma prova addirittura, si è fermato, si era fermato Johnsen che era partito, aveva tagliato il campo sul secondo palo in modo di dire sull'altra fascia. Johnsen, poi Jasi, pallone lungo, troppo lungo per l'inserimento di Yeboah, esce Colombi, la fa sua, 8 minuti al 90° più recupero.
La regina è in vantaggio al penso per 1-0. Yeboah va a sbagliare quel servizio per il suo compagno di squadra. Poi Iobi. Rivas. Tocca per Ricci. Avanza ancora Ricci. Chiude Ceccaroni. Proviamo l'ultimo assalto finale. Questi minuti rimasti alla fine della partita. 88 sul cronometro. 2 più recupera al 90esimo. Menes. Tocca per Ricci. A rimorchio Crisetig. Menes. Non ci credo però. Non ci credo. Hernani ha vinto 2 o 3 rimpalli. Finisce qua. Finisce qua. Episodio brutto. Partite brutte. Purtroppo non siamo riusciti a fare il nostro gioco. CPU che ci ha travolto letteralmente sotto ogni punto di vista, non facendoci toccare palla. Gli ha addirittura 0 tiri in porta, mai capitato fin qui. Un Venezia bruttissimo, proprio brutto da vedere. Come hai detto tu, la CPU proprio ci ha azzerato, proprio nessun passaggio completato, niente di niente. Vedremo se il mister riesce a dare una scossa per le prossime partite, altrimenti i playoff si allontanano. Eccola qua ragazzi, la classifica finale dopo la 15ª giornata di campionato. Andiamo a leggerla insieme. Genoa al comando con 32 punti, Palermo 30, Parma 28, Ascoli e Sudtirol 24, Cagliari, Brescia 23, Bari 22, Benevento 21, Perugia 20, insieme al Perugia, Como e Pisa 20, Venezia 18, Ternana Regina 17, Frosinone 15, Cosenza 13, Modena 12, fanalino di coda al Cittadella che comunque va a vincere l'ultima partita e sale a quota 10 punti. Classifica IA che comunque ci tiene ancora lì, 4 punti dal Bari, la prima si allontana di 12 punti e ora il nostro pensiero assolutamente è di prenderci questi playoff dopo questo episodio andato male. Esatto, ancora non abbiamo perso il treno per la corsa ai playoff, quindi non facciamoci abbattere da queste due partite, cerchiamo di riprendere la corsa verso quei 4 punti che ci sono rimasti e cerchiamo di recuperare. Ragazzi, dopo questo nuovissimo episodio con la carriera manager EDS chiudiamo qua. Gabbino 90 e Standard Jack vi danno appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti. Bella ragazzi.